di 3-4 capi. Qua ha messo una pallina da tennis al culo. Oh, questo ci fa fishing che palline di tennis. Ma no, vedi che unghie, ma chi è Wolverine? No, guarda che unghie. Oh, questo è matto fragico. Ha pistola a caldo. Chi è? Questo è matto fragico. Oh, va bello. Che sa fa fishing prima, eh? Da quelle belle cornetti, da ieri. Ma che è quella da oh, Eccolo, eccolo il cornettaro. È il cornettaro di Roma, è il numero uno. Oh, cosa? Oh, tu sei schioppato il brufolo oggi, vedo, ti è venuta la grossa. Ma che cazzo, l'ho scoppiato oggi. Sentite, rimasta sempre, sì. È quella la cosa. Però. Vabbè, ma mica ieri ce l'avevo. Ieri non ce l'avevo. Oh, no, oh, moderatore. Che dici, non è che vuoi che te dico. Che fatto oggi? Ma oggi sai che te vedo più splendente, splendido splendente. Te splendente. A questo che ti mette i palli in testa di questa tente. I palli in testa. Questo è un chiacchierone. Non mi frega di venire a fare lo stare qua. Cambio. A Diego qua ti stanno a più per culo. A cappelletto da Jordan. Ah, fai finita. Che fai? Metti a leccare il culo a 17-27. Vai, vai, se sa creare il modello, se sa creare. I nerf tutti e due, io ci voglio vedere. Due questo? 17, tu sai che è solito che appena guaglio chiappa. Non ho fatto niente. Ha pentito. Mamma mia, questa hanno fatto piangere poche volte. Ha pentito chi? A me? No, che c'entri te? Puoi domandare, la differenza tra coglioni. Ma che vuoi domandare te? Ma noi di che faccio? Ma sai quante volte hai chiesto scusa te in vita tua? Ma che mai su Instagram e ti ha fatto, falla finita. Amo su Twitch. Da Instagram ti ho chiesto scusa. Oh, ma te che... Che cazzo vuoi? Ma te perché già sai in ritardo di tuo, ma noi di come stavete ad andare a fanculo? Guarda quest'altro, oddio. No, è che... Venga, rotta il cazzo sta palla da biliardo, è entrato Jacopello. Vedi che si è messa la maglietta da Juventus. Non ti sentiamo. Ma che stavi a pregare, sai? Deve essere è mio. Lo vedi? Sì. Ecco, piace. Adidas. Non ti sentiamo. Ah sì, c'hai rotto il cazzo. Vabbè. Comunque ragazzi, se volete Omniadol in live, scrivetegli. Avete capito? Ma chi è Omniadol? Ti dicono di fare la live con Omniadol. Sì, come me. Sì. Sì. No. E chi è il suo ragazzo? Poi te lo faccio vedere. Sì. Allora poi un giorno ci facciamo una diretta, lo sistemiamo subito. Quindi? Ancora l'audio? Amico. No, non va l'audio, bro. Però c'è stile sto ragazzo. Appunto. Io lo volevo. La verità. Io lo vedo uno di strada, lo vedo uno di strada. Mi sarebbe piaciuto scambiarmi due chiacchiere, però porco, tu non si sa. Volevo tenere, cazzo. Parti pure il microfono questo. Scrivimi fatto su emozionale. Instagram. Scrivimi su Instagram. Ma te sei innamorato, sai che? Ma lo sapevo che eri mezzo così, Teo. Ma
Adesso gli facciamo fare le dirette insieme. Sì, è forte, è forte. Sta a cantare. Sta a cantare bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, amici. Rispetto allo speaker. Oh, questo si è innamorato di Daira, sa che? A me si fa queste dichiarazioni d'amore così in diretta, ma le dico firma, te. Porco due, io ti ho detto non devi fare così in diretta, tienitelo per te. Tienitelo per te. Non si sente, bro. Porca. Vabbè, non si sente, dai. Bello, bro. Bello. Ah, bro, però senti, io te li faccio capire quali sono. Quando ti piace un ragazzo? Marghero! Aspetta, aspetta un attimo, aspetta, arrivo subito. Arrivo subito. Ah, io mi ha accanato così a me. Magari perché sei troppo bello. Dai, parlo con te, moderatore, che dici? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Stiamo spaccando un altro giorno Twitch, siamo a 1300 persone. Mortacci tua, eccomi, eccomi. Vai a mettere pure il sacco. No, non ce l'ho io. Ma questa è la mia? Sì. Io ho la foto col filtro tuo. Tu ti sei fatta la foto col filtro mio, dai. Eh certo. Ma tu sei un filtro consumato. Ma noi di come stai? Fammi a gara dei baffi. Sono più lunghi pure quelli. Ma noi di come stai? A Romoletto da Garbatella. A Romeo no, da Garbatella ci sarai io. Ma perché intendo sai che c'è contro la Garbatella, non ho capito, il monte del 92. A monte un black scrauso, a man in black. A scrauso ci sarai io. Mamma mia, a scatoletta. A Malagrotta. Lui. Sei di Malagrotta sei? Tu sei di Malagrotta. Ma perché, sei da, se lavori alla discarica, ti hanno preso da là, ti hanno riciclato. No, no, tu ci abiti a Malagrotta. Ma che sei umido sei? Mortacci tua. Sei umido o indifferenziato? Umido. Ma senti un po', ma che ti fai capelli al giardiniere d'Olimpico? Io pensavo che mi chiedevi chi mi facevo i baffi. Ma no, i baffi che ti fa? Guarda che roba, i devi dire il culo che ti sei messo. Ma ne vedi? Ma che te fai? Ah, sai che come mi ci vedi con questi baffetti? Stavo pensando ad andarci veramente in giro. Ma lasciali, lasciali. Quelli sono i baffi da latte. Aspetta, mi metto pure un'altra cosa. Quelli sono i baffetti da latte, quelli vanno sviluppi. La pubertà, vedi? Ecco, ma ragazzi, è uscito da un film western. Ah, sei un personaggio di Call of Duty. Porco due, oh. So quello di tiro di Chino del Totem quando giocavi a zombie, capito come? So ti manca il fucile da cecchino dietro la schiena. A te te manca un bel dito dentro al culo di quelli grossi. No, così non ci faccio un cazzo. Ci faccio un cazzo. Senti, ma vabbè, che c'hai, dai. La pistoletta laser, te? Che c'ho? La pistoletta laser o c'hai il Zeus? No, c'ho. Non c'ho un cazzo, niente, non c'è niente manco da sfoggiarti, guarda, ne ero pronto. Ma ci giocavi a zombie su COD? Su eh? No, che è Black Ops 2, eh? No, non ci giocavo. Pensa che stronzo che sei, io te sei persa la cosa migliore di infanzia. È roba che mi sta a parlare tipo GTA San Andreas, capito? Ma che c'è tipo GTA San Andreas? Quanti anni c'hai te? Mi ricordo un personaggio, ma non so che cazzo so. Che cazzo so con questi baffetti? Guarda che cazzo di personaggio, sta una favola. Ma oh. No, ci stai, dai. Ti ho fatto scoprire. Oh, pare che dimmi c'ho grazie. 40 anni. Grazie a sto cazzo. Dimmi grazie. Oh, a testa di cazzo. A merdaccia. A coglione. Stupido. Mamma mia, ma noi di questo che ha combinato. Deficiente. Mamma mia. Mamma mia. Senti. Vabbè, dai, fammi un bocchino, ciao. Ciao, ciao, fammi una pompa, va. No, sì. Mo paghi sabato, ciao. Ma guarda quanto sono bello. Ma com'è che sono così bello? Oh, raga, vi piaccio questo nuovo look? Donate. Se vi piaccio, donate. Aspetta, aspetta. Oh. Oh. Ma che hai fatto? Ma che ha fatto te? Ma non vedi che testa di goccia dopo che c'hai? Buono, sei mastro lindo, sei. Ma come mastro lindo?
Ma quanto sei brutto, porco. Ma quanto sono bello. Oh, calcola, non gliela faccio più a smettere di vedermi. Mi sa che mi faccio crescere proprio i baffi, io. Te dico fermo, Matteo. Ma ci stai parecchio male, eh. Ci sto parecchio bene. Aspetta, mi faccio pure in selfie. Senti, sta zitto un attimo. Oh, senti, Cigalù. Già mi ha rotto il cazzo, ti faccio centro cortile a freccetta, ma, te. Ma che cosa fa, zio? Ma guarda. Oh, te tiro come una freccetta, sta buono. Ma c'è il cane in faccia. Oh, ti faccio la coma quando ripiano il decollo. Ma che ti hanno fatto? Gli scarabocchi in faccia? A scarabocchi ambulante, ma noi di quanto guarda, sei brutto. Devo, guarda, te. Era meglio che facciano schizzo a matita da tuo padre. Io. Mortacci. Oh, ma quanto sei brutto? Ma che ha fatto? Ma io sono più belle idee. Ma te lo dico io, te quando sei nato sei cascato di faccia per terra, ma non vedi che ha fatto? Tu te dovresti cagare a mano e darti uno schiaffo lì alla faccia. È entrato un altro. Oh, io e te famo a gara dei baffi a special guest. Ma che te sei messo? Che te sei messo? I cerchietti al culo? Ma che hai il dilatatore anale all'orecchio? Te sei messo? Guarda che fascia di merda. A Johnny Depp dei poveri. Johnny Depp dei poveri? Ma che sta a dire questo scemo? Ma che t'hanno sdiareato in faccia? Annaccia la puttana. A te t'hanno scatarato in faccia i vecchi, porco di gente, il catarro giallo, quello pesante, quell'arancione proprio. Sei uno sputo, sei una scatarata umana. Amico tuo, ha scureggiato in faccia un ippopotamo, ma non vedi come stavo. Oh, a cagone, te quando. Oh, te quando caghi. Sai come il culo di elefante, caghi. Caghi a ventaglio, caghi. Caghi a ventaglio, caghi. Oh, ma amico tuo, quello che c'ha due capelli in testa, dico, che gli hanno fatto? Il capello che gli hanno messo in salatiera in testa hanno girato un turno. Meglio del tuo. Ma che ha fatto? Sa buono, ma non vedi come sta io. Ora come stai messo te di mortacci da dentro 12 pezzoni, ma è tutto deformato, ti puzza il culo di cazzo, schifoso. Vabbè, questo stai di quello che so dire. Oh, ti ho detto che ti puzza il culo di cazzo, stai zitto. Dai, vabbè, ho capito, ti piace leccare il sacchetto dei biglie. Bravo, bravo, cane, così bravo ti voglio, così domani ti faccio scimo. Ah, ci chiudete qua la maglietta, sennò ti arriva una cinquina per diretta a Twitch proprio così, pam pam. Oh. Senti, però tu a quello di prima gli hai fatto i complimenti. Eccolo, l'hai fatto diventare un'altra volta. C'è o no, sta volume? Oh, e che è successo? Oh, sei dei nostri, finalmente. Oh, minchia, alleluia. Cosa vuoi parlare con i tatuaggi ancora? Sì, a parte gli scherzi, devo lo dire che ne ho beccato uno più matto di me, eh. Ti manca il 666 e poi mi hai superato. No, ce l'ho già, guarda, è caos qua. L'altro giorno, caos. Oh, vedo, bello preso. Ma che mi ha superato? Ma manco se famo una corsa gatti, se metti in bicicletta io mi metto a piedi. E dai, va. Vabbè, ascolta me, a Pisa allora ci vai sì o no da Giorgio? A Pisa? Certo. Veramente? No, queste sono cose private però, ho capito, quella... Oh, ascolta, ma anche per me era una cosa privata, quindi te l'ho detta pure io, quindi... Ha capito, però l'intimo guarda, lasciamolo fuori, guarda. Nel mio intimo c'è Cilli. Te l'ho già fatto vedere prima. Sì, però il mignolino ti sei sdiatito, mi sa che tu sei messo troppe volte al culo. Quattro volte. Ma perché te c'hai il vizietto? Perché mi piace... Ho capito, certo, c'è la sfregatura e la si consuma. Tutte le parti, guarda, la O, guarda, sta andando via, vedi tu da quanto arriva in fondo. Pure a me, guarda, qua il filo spinato non ci sta più, di qua è rimasto. Di qua è rimasto e di qua non ci sta più, vedi? Perché... Non c'è più neanche le penne che ti sono rimaste in testa. Ma perché te fai fissing con tutto il pugno? Allora te sei gratta bene, c'hai il culo che è carta vetrata e allora te sei magna non la pelle. Non il mio, ascolta. Ah, non il tuo? Da solo. Che cazzo sono? Che ne so, vabbè, comunque sia, magari sei un po' flex, capito? Fai un po' di stretching e entra da dietro, capito? Come? Dai, che magari ti fai levare due vertebre, ci riesci tranquillamente, No, ci ho provato tante volte Giorgia, ma non c'è riuscito a arrivarci neanche a me. Te sei proprio così, sei simulazione prostatica. Ci ha provato perché gli piace proprio, infatti devi stare attento. Cazzo! Porco due, però così mi sei calato, cioè io pensavo che eri uno di strada dal punto di vista giusto e invece... Guarda, aspetta, ascolta, qua per strada non si fa niente su Twitch, su Instagram, mi dispiace. No, vabbè, ma qua stiamo a parlare di cose intime, proprio del fattore eletto, del fattore gusto. No, proprio. Ascolta, sono geloso o no? Sei geloso, te? Sì. E di che devi essere geloso? Io sono geloso, non ti preoccupare. Del fatto che io c'ha la barba e te no?
No, il fatto che tu ci parli, io no, è diversa la cosa. Ah, vabbè, la gelosia comunque fa male, fa male. No, però lo sai, quando ti possiedi una cosa e non la puoi possedere più, qua, capito, è difficile, capito, ti rode. Se la, però allora vuol dire che non l'hai mai posseduta. Allora, voglio proprio di parlarti, capito? Sì, però allora vuol dire che non l'hai mai posseduta oppure l'hai tenuta male, capito? Come? Bravo, l'ho tenuta male, hai detto proprio bene. È come se uno si compra una Ferrari e poi la butta contro il primo muro, la spia. Esatto, esatto. Che devi fare? Tante volte si accelera troppo nella vita, no? Hai fatto il passo più lungo della gamba. No, del mio cacchio. Che bello. Oh, mi sono attrezzato meglio. Ma che è un Power Ranger questo? No, perché mi ha tirato fuori il Power Ranger? Ripetilo, per favore. Che sigle che c'ho io? Cioè, veramente, che... Da dove è uscito? Dalla luna è arrivato dalla... E te invece, da dove sei uscito? Da Shambhala 13. Da Shambhala 13, sono uscito da Cinisello. Ma te sei uscito da Ozo? Sei scappato dalla gabbia di scimmiette, di scimpanzé. Arriva questo, serio, faccio. Oh, guarda, come è attrezzato. Fammi la pompa. Oh, ma quella che mette dal culo, così poi spruzzi la merda sul muro. E te voglio far vedere un'altra cosetta a proposito dei bastoni da mettere dal culo, ficcate questo al culo, di porco due, bastoni. Quello lo sai. Ah, quello dai a Shambhala che gli piace il massaggio prostatico. Le piace, sì. Ha detto fino a mo che non ha sentito. No, no, ne stavo a collegare che sto cazzo di sito è macello. Quello è meglio del bastone di mio nonno. Dammi retta. Ma no, gli occhiali, più che altro dove li tirati fuori gli occhiali là? Sì. Ma tu, tutto quello che c'è in faccia stai a guardare occhiali mia. Oh, ma tu hai problemi? Dai, guarda come... Fuori quei occhiali. Dai, no, serio? No, voglio comprarli, io. Ma davvero? Li voglio comprare, che cazzo ti devo dire? Cioè, non l'ho mai visti. E che insomma? Ma tu che... Che e quando te li metti? Quando te li... Questi sono un modello Ultron. Io sono Avengers, sì.